Quindi, allora, un'altra proposta può essere quella di, su queste nuove emissioni, prendere i grandi patrimoni, e in Italia ce ne sono molti, alcuni anche occulti, ma ce ne sono molti, ad esempio, escludendo la prima casa, chi ha almeno 1 milione di euro tra immobili o ricchezza Oltre finanziaria, la prima oltre casa. la prima casa, e ad esempio stabilire quello che si chiama prestito forzoso in economia, cioè un 5%, quindi su 1 milione di euro sono 50.000 euro, essere obbligati questi paperoni a comprare dei titoli di Stato di nuova emissione, non però a questi tassi che si sono impennati, che sono schizzati alle stelle, ma a un tasso come quello migliore d'Europa, cioè il tasso tedesco. Allineati ai I tedeschi. tedeschi, titoli a 5 anni, magari garantiti da immobili dello Stato. Così lo Stato, anziché diciamo, tentare di vendere i suoi immobili, che poi è sempre una svendita Se quando lo li sta prendendo, tiene. se li tiene, li garantisce per tutti, allora su 100 miliardi si potrebbero raccogliere, qui ci sono solo delle stime sui grandi patrimoni, però sono delle stime accurate, però diciamo sono stime, si potrebbero raccogliere in questo modo circa 100 milioni di euro, 100 miliardi, 100 miliardi di euro. A meno che non si scoprano patrimoni più alti. Allora, con le emissioni da qui a febbraio, che sono circa 100 miliardi, nell'arco di un anno lo Stato, anziché pagare il 7, pagherebbe il 2%, risparmierebbe già 5 miliardi di euro di interessi, di minori interessi, che sono più di quanto abbia dato l'aumento dell'IVA. Perché c'è un punto importante, che il bilancio diciamo il nostro bilancio, Sì. purgato dal problema del È un debito, bilancio inattivo. guardate, attenzione, per ripetere, perché questo non tutti lo sanno, il bilancio del nostro paese senza il problema del debito pubblico è È un bilancio inattivo. Quest'anno il bilancio del pubblico, secondo i Quindi dati se noi mettiamo certificati, sotto controllo la crescita, diciamo così, del debito a causa degli interessi, noi possiamo trovare le risorse da dedicare alla crescita.